Davide Mezzanotti, un esordio migliore di questo era impossibile da prevedere, una bella vittoria contro il Castarigone, 3 punti in classifica e credo anche una bella prestazione. Sì, vabbè, siamo contenti, anche se è venuto a tempo scaduto alla fine, però credo che ci abbiamo creduto. Abbiamo ribattuto botta su botta il Castarigone, che secondo me ha fatto la sua partita. È stata una partita molto, molto equilibrata, dove il ritmo magari in certi momenti non era altissimo, però credo che alla fine dei conti devi fare un applauso a questi ragazzi che sono molto giovani e ci credono e vanno forte, cercano di dare il massimo ogni volta. Facciamo qualche errore, ma gli errori di gioventù, perdonateceli. C'è qualche soddisfazione in più per aver battuto il Castelrigone oppure una vittoria come le altre? Ma no, io ho detto più volte che a Castelrigone sono stato molto bene, mi sono trovato benissimo con la società, mi sono trovato benissimo con i ragazzi che mi hanno salutato in molti, io non cerco vendette. Per me oggi era una partita fondamentale, anche perché noi abbiamo 3 partite difficilissime e quindi dobbiamo cercare di fare il massimo ogni volta. Oggi ci siamo riusciti, ma da domani già si riparte. Questo penso che sia importante. Gran ritorno al Sansepolcro, un esordio subito vincente contro la tua ex squadra, il Castelrigone. Una bella giornata, possiamo Sì, dire. io direi una grandissima giornata, anche se abbiamo sofferto fino all'ultimo, però probabilmente noi siamo una squadra così, dobbiamo soffrire tutti insieme, siamo già un gran gruppo, penso che l'abbiamo dimostrato fino al 94esimo, tutti insieme, abbiamo strappato penso il massimo che potevamo fare, 1-0 soffrendo così è il massimo penso. Episodio a parte, comunque ci avete creduto anche nel primo tempo, diverse buone occasioni create, un Sansepolcro che c'è fin da subito. Sì, era importante partire bene, la Coppa Italia era diciamo un campionato d'agosto a parte, quindi era importante partire col piede giusto. Bricca, il Castelrigone è uscito sconfitto dal match del Buitoni contro il Sansepolcro. Come valuti questo risultato? Il gol è arrivato un po' così, la prestazione com'è stata? Sì, è stata una partita molto equilibrata, una partita maschia, bella. Credo che dopo è venuto fuori questo gol, penso su Cuccolini voleva crossarla, però Sansepolcro credo che abbia comunque meritato perché ha fatto, a mio avviso, un'ottima partita. È una partita che sarebbe stata decisa da un episodio e così è stato. Quindi complimenti a Sansepolcro. C'è un po' di rammarico da parte tua, da parte vostra? Sì, certo, perché comunque è stata una partita equilibrata, dai, che sembrava quasi giunta al termine, un punto, comunque Sansepolcro è sempre positivo, e ritrovarsi, tornare a casa con 0 punti, un po' di rammarico c'è, però è la prima giornata, non è che cambia niente a livello stagionale, insomma.